Il new game di questa partita è finito, fellow unkindled. È stata un'esperienza più positiva di quanto non avrei potuto immaginare, onestamente. Ma in realtà, a livello dell'interazione con ciò che è appunto un Souls, ora arriva una parte ancora più interessante. Un secondo viaggio vissuto con consapevolezza, online attivo e rapporto diretto con voi tutti. Questa tipologia di gioco e la blind run sigillata e totalmente cieca che c'è stata fino ad ora sono effettivamente due facce della stessa medaglia, ma entrambe le trovo splendenti nella loro fortissima diversità. Anzi, le direi e chiamerei quasi complementari in un contenuto come questo, ed è per questa ragione che le introdussi fin da quando proposi il New Game Plus all'interno della prima scoperta in Dark Souls 2. Ed a proposito di questo futuro viaggio, questo episodio non è lo start del New Game Plus, ma piuttosto l'intervallo promesso nel pre-finale, un completismo conclusivo in cui recupero qualcosa di ciò che è andato perduto, ma solo qualcosa. Gli NPC ed alcuni piccoli grandi segreti li lasciamo totalmente a New Game Plus, e principalmente preparo Sabaku alla prossima run. Qui, oggi, mostrerò ogni singolo passo fatto prima di far partire questo secondo viaggio. Partiamo quindi con il concludere il viaggio originale di Sabaku con qualche chicca recuperata prima di salutare questa dimensione di Lothric, così da mostrare qualche extra, ma soprattutto, come ho detto, preparare il personaggio al reset finale. Non discuterò nulla di queste scoperte od oggetti, poiché per quanto abbia tantissimo da dire a riguardo, voglio farlo in tempo reale, durante il New Game Plus. A tempo debito e libero da limiti di tempo e struttura di un video che vuole essere un intermezzo come questo. Durante la prima run abbiamo perduto di vista molti NPC e completato le sole questline di Leonard e Hawkwood, lasciando la corruzione di Irina abbandonata a se stessa, per esempio, ma per quanto concerne il potenziamento delle nostre Estus e del falò del santuario, i risultati sono stati più che buoni. Mancavano all'appello solo un frammento di fiaschetta ed una cenere. La prima l'ho quindi recuperata ad Anorlondo, in uno scrigno occultato dall'oscurità, e la seconda attraverso la scoperta di un segreto molto grazioso. Le palle animate dagli scheletri sono controllate dagli equivalenti di Dark Souls 3 dei necromanti dell'originale. Se si eliminano questi incantatori passivi con quel bel cappellino, le sfere scheletriche non potranno più frenare all'impatto contro una parete, e la distruzione della prima lascia al giocatore come premio proprio una cenere, che era la nostra mancante. All'insediamento dei non morti, invece, poi, ci era sfuggito un anello piuttosto speciale per build elementali, anche se la sua efficacia è tutta da testare, eh. L'anello dell'artiglio infuocato, infatti, si nascondeva non a caso dietro un'area alla quale spesso si schiva in fretta e furia appunto a causa del bombardamento esplosivo degli Hollow presenti. Ma non finisce qui, perché in realtà ho sottolineato il fuoco come elemento perché è decisamente centrale in questo luogo. Infatti, sempre nell'Undead Settlement, avevamo perduto una piccola area nascosta da un cumulo di pietre. Al suo interno ci sono segreti molto importanti che appunto affronteremo nel New Game Plus, ma l'oggetto chiave che ho voluto recuperare era un altro anello, quello di protezione dal fuoco, il Flamestone Plate Ring. E tenete poi a mente questo prossimo ritrovamento, perché ne riparleremo in chiusura. Una volta sconfitto Havel la Roccia alla vetta dell'Arcidrago, è possibile trovare la sua armatura completa, o quella di un suo commilitone, ove abbiamo combattuto il demone vagante sul ponte di collegamento di Lothric. Ci sarebbe da parlarne a valanga, visto cosa si fa con l'anima della creatura e come una viverna morta si trovi presso un miracolo di lancia del fulmine. Ma per certo, appunto, lo faremo quando vi torneremo in live. Successivamente, invece, alle prigioni di Irithyll ho recuperato, e per una ragione, un anello che avrebbe aiutato parecchio lo studio della fortuna che ho cercato di portare avanti in blind, l'anello del serpente dorato. Ho deciso poi di ignorare tutto il resto di ciò che ci siamo persi nelle prigioni nella capitale profanata, perché quello è decisamente materiale che dovremo vivere al momento giusto e al prossimo ciclo. Ma cos'altro si è recuperato, ragazzi? Tutte cose di cui ho una gran voglia di discutere e chiacchierare, ma che appunto abbiamo deciso di trattenere fino all'avventura del New Game Plus. Riandiamo con ordine. Ho raccolto gli oggetti rari nelle due pozze di lava, utilizzando una strategia
poco Souls e molto GDR introdotta in Dark Souls 2, ossia costruendo difese contro il fuoco il più alte possibile per poi sfondarmi di Estus per non morire fuso dal calore. Ovviamente incantesimi di protezione, ma soprattutto di rigenerazione, aiutano abbastanza, ma il punto è che nella roccia fusa ho trovato un talismano di capelli, ignifughi non a caso, ed una piromanzia occulta e speciale. Ma, ripetiamolo ancora, come avrete intuito ormai, di nulla di ciò che ho raccolto leggerò descrizioni qui ed oggi. Lo faremo quando le recupereremo da zero nella run che comincerà molto presto. Ed infine, prima di discutere le azioni finali per poi cominciare l'anima della scoperta plus 3, le ultime azioni fatte da Sabaku lasciano sia l'acquolina in bocca per ciò che faremo in futuro, sia qualche chicca per oggi che farà riflettere aspettando quei momenti. Ci eravamo persi il ponte invisibile con il quale forse lo stesso Sullivan cercò di rinchiudere l'innocente NPC Yorshka nella torre di Anorlondo, ed un muro invisibile piuttosto estremo alla base della cattedrale in rovina, che invece nascondeva una seconda Covenant segreta, quella dei seguaci di Aldrich. La prima l'ho purtroppo eliminata all'istante senza neanche parlarle, perché non è appunto ora il momento di discuterne. E scendendo poi con attenzione nella torre, ho potuto trovare il set di guardiani del dipinto, di nuovo non a caso. Mentre, per quanto concerne appunto le profondità di quel patto oscuro, a proteggerlo vi erano due di quelle creature guardiane che abbiamo trovato all'entrata della leggendaria Irithyll. E queste ultime, oltre all'ovvia ed estrema citazione a Berserk per la loro estetica, che dello stesso Bloodborne nel loro moveset, nascondevano un segreto di lore e quindi una gran chicca veramente, ma veramente ben celata. Qualora si riuscisse ad effettuare un critico su di loro senza ucciderle, quindi con poco danno e attaccandole sul muso, inizieranno un'animazione unica del tutto umana e di sottomissione. Sappiamo cosa crea il dono degli occhi del sacerdote ai guerrieri boreali, e questi guardiani si mettono in preghiera, tremanti. Da entità terribilmente mortali diventano impaurite ed inermi vittime, che però, alla loro morte, ci donano l'anello del favore, oltre a sbloccare poi dall'ancella del santuario l'armatura di Lothric di Karim, direttamente da Dark Souls 1. Ma ho deciso di non recuperare altro. Ci accingiamo alla partenza, perché l'ultimo passo fatto per garantire una sensazione di completamento all'inizio della nuova run era preparare appunto Sabaku al reset del mondo di gioco, ed il primo passo per far questo è stato di puro e tormentato farming. L'obiettivo era ottenere, dopo le 30 lingue di Rosaria fatte nella blindrun, anche 30 degli oggetti riguardanti i patti che eravamo riusciti a trovare appunto in questa prima run. Cosicché, proprio dalla madre della resurrezione, ho creato un Sabaku con 99 a fortuna, stocco dei saggi di cristallo, anello del serpente dorato, elmo dell'avarizia e monete arrugginite comprate da un NPC che ho attivato ma con cui non ho interagito in nessun modo, visto che ne riparleremo decisamente a lungo in New Game Plus. E così, con un drop rate il più alto possibile, ho ottenuto 30 erba lama dai gru di Farron. Per quanto riguarda invece i talismani del sole, li ho ottenuti combattendo in PvP, strappandoli dai corpi degli sconfitti in modo non proprio consono allo spirito della jolly cooperation, ma eccezionalmente utile e divertente. Infine, le prove di un successo ottenibile come sentinelle blu, beh, sono pressappoco infarmabili, ed è un problema di cui parleremo in futuro, quindi lì ho evitato di esagerare. Ora come ora evito anche di farci umorismo sopra, visto che l'intera community di Dark Souls 3 è più che consapevole della drammatica situazione in cui si trova il patto delle sentinelle e della luna oscura attualmente. Avremo modo di discuterne, appunto. Ma si giunge alla fine, perché non una singola anima del farming l'ho voluta spendere per il personaggio, neanche un level up, in quanto avrebbe snaturato l'esperienza stessa delle due run rispetto al potenziamento del nostro Sabaku nel New Game Plus. Abbiamo finito a livello 108? Continueremo da livello 108. Ed è stata invece tutta questa energia investita nella sua preparazione finale, tecnica ed equipaggiamento, di collezionismo e così via, partendo dall'acquistare ogni singola armatura dall'ancella e poi depositando ogni singolo pezzo di questi equipaggiamenti nella cassa senza fondo. I nuovi ed i vecchi equip, ogni cosa,
Perché, come sto per spiegare, nella run che verrà rileggeremo tutto. Ogni cosa. La nuova build del personaggio, finalmente giunto ad una forma di eclettismo superiore, punta tutto su intelligenza e fede, utilizzando quindi piromanzie, miracoli e stregonerie unite all'infusione del caos con statistiche fisiche che verranno migliorate, così da poter utilizzare una varietà estrema di armi durante il prossimo viaggio, insieme ad un costante power-up dell'armonizzazione, così da risultare il più situazionali possibile. Insomma, non si crea, l'obiettivo non è creare un personaggio forte e perfetto, ma completo e divertente, eclettico e versatile. Attraverso infatti l'acquisto di una stele e l'utilizzo dei materiali accumulati ho quindi potenziato le armi e gli equipaggiamenti scelti per il New Game Plus in arrivo, e sono stati scelti proprio pensando a voler testare qualcosa di raro e nuovo, originale ed intrigante. L'arma principale sarà infatti la frusta delle sorelle del caos, che merita assolutamente esplorazione, giudizio, test e così via, ma sarà affiancata non solo nel caso dall'originale spada lunga resa anch'ella del caos, ma da ben altro. La mano della piromanzia sarà il catalizzatore per queste ultime, la campana di cristallo veicolerà sia miracoli che stregonerie, e la nostra difesa sarà un inno ai ricordi di Dranglake in quanto lo scudo del desiderio. Ad oggi mi sembra veramente una scelta eccezionale per il mio gusto di idee. Stabilità eccellente, difesa altissima ed un buff passivo che velocizzerà la crescita di Sabaku. Infine, non per ottimizzazione perfezionistica ma per puro gusto di gameplay ed esplorazione, ho reso del caos anche l'arma che vorrei utilizzasse definitivamente in futuro Sabaku, lo spadone ricurvo di Karthus, quale re del deserto che è, no? Ed ho potenziato poi anche lo spezzacorazze rendendolo grezzo per il suo potente attacco critico, ma quello è veramente solo per gusto numerico di vedere quanto può essere efficace un'arma poco potente, nonostante in realtà effettivamente lo sappiamo più o meno tutti che i riposte più violenti sono quelli fatti con le armi ultrapesanti. Ed infatti in New Game Plus esploreremo meglio le meccaniche del parry e del PvP, ed ho quindi equipaggiato un Cestus sulla mano sinistra, di cui parlerò bene durante i gameplay nel suo funzionamento e potenzialità, ma ciò che vorrei sottolineare ora è che l'ho reso semplice, con una Simple Gem. Le armi semplici, ragazzi, rigenerano punti e abilità con il passare del tempo, si parla veramente di quantità infinitesimali, ma hanno un potenziale gigantesco, visto che le Weapon Arts necessitano di un solo punto per funzionare. Ma riparleremo anche di questo in tempo reale giocando. Purtroppo lo scudo non è infondibile, altrimenti lo avrei invece reso benedetto. Perché viceversa, gli equipaggiamenti benedetti recuperano HP, e per quanto sembrino buff del tutto secondari, pur se passivi, sono in realtà questi ultimi le uniche potenzialità di quelle infusioni che altrimenti vengono sorpassate in un secondo da quelle del fulmine e di cristallo. Possono davvero essere eccezionali per fare combo, specialmente con qualche anello, sia di combattimento che di regen, vedrete. Infine, si è potenziato l'Estus ed il loro numero. E con tutti e sei gli slot di equipaggiamento impegnati, nonostante ci sia un universo di cose da dire, vi introduco in chiusura una cosa importante all'interno di questa serie, la differenza sostanziale con i precedenti New Game Plus. Questa sarà consapevole. Non blind del sistema e del gioco. Non sarà la mia seconda run. Ho esplorato e studiato Dark Souls 3 quanto più ho potuto, escludendo la lore e le descrizioni, i dialoghi e gli NPC. In altre parole, sarà una blind lore through. Ma il gameplay ed il gioco che abbiamo scoperto nel New Game insieme, ormai lo conosco molto meglio. Ho creato Shenya, Joel ed Elion, proprio per fare diverse run nello studiare il mondo di gioco e le sue quest. Infatti, tutti i completismi che vi ho fatto vedere oggi li ho scoperti da solo videogiocando con gli altri personaggi, tutti tranne uno, ed è per questo che vi dissi, tenetelo a mente. L'unica cosa che ho dovuto specificatamente cercare online è stata la location dell'armatura di Havel. Ma una volta completato il gioco e aver fatto qualche run da solo, sono sempre convinto che esplorare la wiki sia un'emozione completamente diversa e complementare all'esperienza, è veramente una cosa affascinante. Tuttavia, il succo è questo, ragazzi. Questo New Game Plus sarà più lento e completo. Testeremo le meccaniche, studieremo metodi di gioco, proveremo molte armi, rileggeremo tutto.
tutte le descrizioni. Sarà una run nuova, ma pienamente consapevole del gioco, che risulterà però comunque blind riguardo l'ambientazione e la lore. Ho depositato appunto gli oggetti ed ogni volta li riscopriremo. Sarà un totale reset della ricerca e della speculazione, ed il gioco verrà vissuto senza la foga della scoperta, curiosando in modi piuttosto morbosi meccaniche e personaggi, numeri e PvP, quanto più possibile. Proprio perché sono convinto che l'esplorazione di un contenuto così diverso rispetto al passato possa veramente essere più utile ed affascinante. Infatti, con tutta questa consapevolezza, fellow Unkindled, ci si siede al falò e si incomincia il prossimo viaggio. Perché è proprio grazie alla quantità di cose da discutere che si preannuncia veramente, veramente eccezionale.